Barcellona. Una di quelle città che indissolubilmente collega al calcio. Qui è passato Diego, è passato Messi, e da queste parti sono passati anche tanti titoli nazionali e internazionali. Il 13 dicembre poi la mia squadra becca il Barcellona in Europa League. Napoli. E a quel punto quella strana idea che mi frullava in testa da una vita andava concretizzata. Siamo! Volevo uscire fuori dalla zona di comfort e portare avanti un qualcosa che stimolasse i ragazzi dopo la pandemia a credere in se stessi. E rischiamo perché la vita è una sola. Bellissimo! Al di là di ogni barriera, anche quella economica. Il nostro obiettivo sarà quello di arrivare al Camp Nou di Barcellona senza spendere un euro. Abbiamo tre possibilità. La prima è quella di utilizzare camion o auto per risalire la penisola, entrare in Francia e poi arrivare a Barcellona. La seconda possibilità invece è quella di utilizzare il mare e prendere una nave o dal porto di Napoli o dal porto di Roma per arrivare poi a Barcellona. La terza possibilità, quella più improbabile e scontata, è quella di prendere un aereo e andare direttamente all'aeroporto. E su questa base iniziava la mia ricerca. Vediamo se troviamo qualche contatto interessante. Poi senti, ma non è che conosci qualcuno che ti occupa di trasporto merci? Noi avessi a che fare con import ed export di prodotti fino a Barcellona. Niente. Giornate lunghe e intense, piene di no. Ma ora oggi non ti posso proprio dare, lo sai. Vabbè. Ma piene anche di persone. Faccio anche imitazioni. Un po' particolari. Voi siete collegati con lo Stato. A San Paolo di Napoli, di Napoli vantaggio sull'Inter. Ma poi una pista mi ha portato verso il mare. E ricordo che tu lavoravi la Grimaldi. Detto onestamente, non ho preso né andata né ritorno. Ho preparato quindi un PDF del mio progetto, ho inviato un paio di mail e... Ok. Grazie mille. È stato un piacere. Piacere mio. Ciao. Avevo finalmente il mio collegamento principale fra l'Italia e Barcellona. Ma ora dovevo trovare un modo per arrivare a Civitavecchia. Ti lascio il bigliettino da visita, mandami un WhatsApp. Ringrazio. Ok. Non so, dovrebbe avere qualche contatto interessante. Vanno solo fino a Casoria. Hai detto bella idea. Abbiamo l'appoggio della signorina. Supporto morale. Sto cercando un passaggio per arrivare a Roma martedì. Ci vado, però. Ci vai! La prossima settimana. Cazzo. Okay. Grazie mille. E dopo mille tentativi non avevo ancora nulla fra le mani. Decido quindi di preparare un cartello per essere riconoscibile e faccio un video di lancio in collaborazione con gli amici di Spazio Napoli. Non so se riuscirò ad arrivare a destinazione, ma ce la metterò tutta. E tutto si sarebbe deciso anche il giorno dopo, il giorno di Barcellona Express. Eccolo, il mio salvatore. C'è un po' di traffico e lui infatti ha rinunciato. Non ce la faremo. Non ce la faremo, ce la faremo. Ma se noi stiamo avendo difficoltà solo ad arrivare a Piazza Garibaldi, come vuoi arrivare a Barcellona? Ci siamo! 10:21, ma ci siamo. E adesso viene il difficile. Vai, c'è un pullman, subito. Roma. Controllori davanti. Impossibile, finita. Allora, ci provo subito. Vai. Salve. E allora fare una proposta. Via. Aspetta, fammi mettere sì. La valigia. Vai, aspetta un attimo. Fama Civitanova, Roe. Sto facendo questo progetto praticamente per rappresentare le persone dopo la pandemia. Vai, ancora. Ancora? Che devo arrivare a Barcellona. E se con la persona sbagliata. Con chi posso parlare? Non lo so. Voi non potete aiutarmi in qualche modo? Mi dispiace. Penso quindi di andare a parlare con il collega che però, essendo distante 1,5 metri, sapevo che può dare un consiglio su come... Sì, mi dà la stessa risposta, ma non demordo. Posso chiederle una cosa? Una cosa, ma il biglietto che... non l'hai fatto ancora? No, non l'ho fatto. Allora, perché... allora sta a stare a me, ti devi legare in biglietteria. Grazie mille. E spiega. In poche parole, voglio provare ad arrivare a Barcellona senza spendere soldi per motivare i ragazzi. Purtroppo non posso aiutare. Al bar a fianco, quindi ci sei proprietario con i soldi. Tu devi arrivare. Devo arrivare a Civitavecchia perché stanotte alle 22. Non c'è pullman. Non c'è neanche pullman che vanno a Civitavecchia. E questo di certo non mi avrebbe aiutato. Ci arriverai? Ma io lo spero. Per me l'obiettivo è arrivare lì. Poi come ci arrivo con tutti i lussi o meno. Ma poi la svolta. Fabio, quanto costa il biglietto per Civitavecchia? Te ne fotta a te. Io sono in 6 trasporti. C'è un regalo, un biglietto.
Oh, per ufficiale, anche se non ci andiamo. Siamo soltanto in tre. E quanto costa? Torna ai 33 euro a persona. Ma sai che ci va a piedi tu? Anche solo Roma? Roma pure 8 euro, 10 euro. Ok, ci può fare, ci può fare. Ok, allora andiamo prima al bar, vediamo se riusciamo ad arrivare a Civitavecchia. A Barcellona, manco qua! Ma perché sta partita là? Ho detto voglio Juventus da là! Ah, ma sarebbe bellissimo avere questa cosa da Juventino! Devi fare il biglietto! Era un film, uno juventino siciliano che da Napoli voleva pagarmi il biglietto per farmi andare a Roma. Manco nei miei peggiori sogni. O incubi. Ma sarebbe bello, un po' di fair play. No, ma devo arrivare fino a Roma. Ok, ok. Caricato dalla situazione, e anche Ivan direi, quindi caricati dalla situazione, andiamo al bar in cerca del passaggio per Civitavecchia. Come ti possiamo aiutare? Napoli, Roma, il pullman te lo regalo io. Lui ti regala Roma Civitavecchia. Roma Civitavecchia. Fatta. Alessandro e Ivan vi vogliono pagare il biglietto, quindi incredibile, non me l'aspettavo. Loro sono i miei amici che mi hanno accompagnato qua, perché anche per arrivare a Garibaldi non dovevo spendere soldi. Però comunque sei una persona che lo stai seguendo proprio passo passo. Ovvio. Con la certezza del trasporto sicuro fino a Civitavecchia mi sono lasciato andare a un buon caffè. Ringrazio Raffaele, che è il proprietario del bar. Cristo Art, sì. Cristo Art mi ha offerto pure il caffè. Alla grande. E partiamo alla grande. Ciao ragazzi, buon viaggio. Grazie mille. Bocca al lupo. Ciao ragazzi. Grazie mille del caffè. Ciao. Sì, finalmente i tuoi amici si liberano di te. Esatto. Della tua faccia di bip. Vieni Simone, buon viaggio. Grazie mille. Che ho avuto anche gli autografi da tutti quanti. Grande Ivan. Grazie Alessa. Grazie. Corro. Scusi. Prima di lasciare Napoli però non potevano mancare i saluti e soprattutto gli autografi dei miei amici Lele e Mattia. È carino Simone, posto numero 11. Perfetto, grazie mille. Ce l'abbiamo fatta, Fra. Grazie. Massimo, mi raccomando. Grazie, vai io. Fatto accorto. Faccia attenzione. Un abbraccio. Buon viaggio. Grazie per il supporto, soprattutto pure ieri. Vai, speriamo che porto fortuna. Che giorno tutta la giornata, tutto quello che farò, tutto quello che succederà. Ringraziamo ancora Vitteria Vecchione, Ivan e Alessandro. E si va a Barcellona. E si va! Salire su quel pullman era per me la prima vera conquista di questo viaggio. Mamma, ce l'ho fatta. Perché che cosa è successo? Racconta. Sto già nel pullman. Ah, sto già nel pullman? Sì. Ha fermato la gente? Sì, è stato molto bello. Cosa è successo stamattina? Cioè, assurdo. Tu l'hai realizzato, sì, lo sai che stai sul pullman e stai andando a Roma, sì. Ho sempre creduto, sin dall'inizio, essere però adesso nel pullman molto, molto, molto bello, molto toccante per me. Ieri era San Valentino, penso che il gesto d'amore l'ho avuto il giorno dopo, è rappresentanza del fatto che l'amore bisogna donarlo ogni giorno, sempre. Dopo 2 ore di pullman, arrivo a Tiburtina. C'è questo problema, mi hanno dato il biglietto da Trastevere, ma Tiburtina e Trastevere sono distanti e non lo sapevo. Mi sono reso conto ovviamente degli ultimi 5 minuti di tratta, quindi adesso devo trovare qualcuno che mi prenda il biglietto. Fortunatamente però sono un tipo abbastanza scrupoloso. Ok, poi si può avere anche un po' di spazio in più, insomma se lo perdo ho paura, vale anche per quelli dopo. 15.01. Mettiamoci all'opera. Le devo arrivare a Barcellona senza spendere soldi. Lo scopo del progetto è proprio questo, parlare con le persone. Va benissimo. Come ti chiami? Vincino. Grazie. Perfetto. Come ti chiami? Sono Vincino. Sì, ne volevo tu? 50, 70, 90, 1,20. Mancano 30 centesimi? O sbaglio? Ce l'hai per ci 30 centesimi? Olè, grande. Corro in biglietteria. Prendo il biglietto e mi fiondo in stazione. Costava anche meno, un euro. Poi c'è stato un piccolo momento di panico. Non trovavo il portafogli, cercavo ovunque. Ho buttato tutto a terra per poi rendermi conto che ce l'avevo una tasca di dietro. Quindi la cosa più semplice è scontata. Ringrazio tantissimo una ragazza che mi ha rincuorato. Nel frattempo sta arrivando il treno. Eccolo qui. Sono questi i momenti belli, i momenti che vanno sfruttati, i momenti che mi ricordo. Non è solo la destinazione, ma anche il viaggio. Mascherina, prendiamo tutto e andiamo. Destinazione Trastevere. Oh! Ho precisamente 3 minuti per cambiare treno. Managgia. 15:25. Sono le 15:22 e 25 secondi.
Ricapitolando, ero ormai al quarto step. Dopo aver ricevuto un passaggio dai miei amici a Garibaldi, preso un pullman per Tiburtina, preso una metro per Trastevere, ero sul treno che mi avrebbe portato alla penultima tappa della giornata. Civitavecchia. Ci siamo! Ah, siamo arrivati a una tappa importante, Civitavecchia. E anche la tappa numero 4, ragazzi, ce la siamo portati a casa. Devo bere qualcosa perché non bevo da stamattina. La colazione è stata fatta con un caffè. E per risolvere questo problema, vista la stanchezza dei quattro spostamenti e vedendo anche poca gente in giro, decido di giocarmi subito uno dei due bonus che mi sono imposto: l'aiuto spontaneo da casa. Messaggino spontaneo dai miei amici. Sentiamo il capo del regolamento. Allora raga, sì, potete partecipare. Non mangio da stamattina. C'ho il Mac qua davanti, che è la cosa più semplice. Se riusciamo a parare una cosa è giusto per che mangio qualcosa, perché pure stasera non so se riesco a cenare. Grazie Lollo. Vuoi andare a mangiare? Mi avvicino un pochino al mare. A mangiare al Mac. Allora, abbiamo 10 euro, possiamo andare di lusso. Ci prendiamo il menu large double chicken BBQ 5,40. Sono le ore 17:43. Stasera dovrò mangiare qualcos'altro per forza. Buon appetito. In quel McDonald's ci sarò stato per almeno 2 ore. Mi sono goduto il menu e ho risposto anche ai primi pareri che avevo ricevuto su WhatsApp e Instagram. Ok, ho bisogno di cibo e liquidi per la notte. Sono ormai le 7:20, quindi prima che chiude mi dirigo a questo supermercato. Posto un po' isolato, io ovviamente sempre 300 occhi aperti. Avanti e indietro. Ci dirigiamo al porto, direzione Grimaldi Lines, nave delle ore 22. La difficoltà più grande in assoluto di questo video è che non ho abbastanza braccia. Io non riesco a capire una cosa però, perché sono solo? Completamente solo, avanti, indietro. Come faccio a chiedere una cosa di Grimaldi Lines che devo fare? Scusi! Scusi, un'informazione, per il terminale di Grimaldi Lines devo andare avanti, devo entrare qui. Ci siamo, 21:45, sto per imbarcarmi sulla nave di Grimaldi Lines con direzione Barcellona. Eccoci qua. Tu sei quello del video? Sì, salve. Ce l'ho fatta, venire fino qua, mettere la mascherina. Ok, ce l'abbiamo fatta! Saliamo. Stiamo partendo. Salutiamo Civitavecchia, l'Italia. Ma buonasera! La prima giornata è andata. Ambivo a un umilissimo passaggio ponte, mi è andata di lusso con Grimaldi Lines, che ringrazio. Volevo questo trasporto, volevo questa idea di viaggio, questa esperienza che andava ad arricchire la destinazione. Adesso vi faccio vedere anche la stanza. 8057 8056. Lì ho piazzato la sciarpa con il cartello Barcellona Express. Qui abbiamo un bellissimo letto matrimoniale. Io qui farò una dormita di 7-8 ore quantomeno, che non le faccio da una vita. Qui c'è anche il bagno con una bella doccia. Io sono qui stanco, ma nemmeno troppo, ma soddisfatto. Lì c'è una bellissima vista sul mare, anche se adesso di notte non possiamo apprezzare al massimo. Chiudiamo. C'è un divano, qui c'è un letto aggiuntivo e qui soprattutto c'è la TV che mi farà compagnia stanotte. Adesso vado a fare un attimo una doccia, poi mangio e poi ci prendiamo un Oki. 5:20. Ragazzi, allora, buongiorno. Adesso siamo appena arrivati al porto di Porto Torres. Quindi adesso salgo sopra, metto un attimo una tuta. Una luna. Andiamo a fare colazione. Dai.
Buongiorno ragazzi e benvenuti a Porto Torres, la prima delle due fermate del traghetto Grimaldi Lines che ci porta finalmente a Barcellona. La giornata è molto tranquilla oggi e alle 7 dovrei arrivare a Barcellona. L'unica cosa che so è che, visto che noi abbiamo la suite e la colazione inclusa, io quasi quasi un pensierino ce lo farei. La giornata era molto lunga e quindi ne ho approfittato per riposarmi, prendere un classico Oki, pranzare con i biscotti che avevo lasciato la sera prima, un po' di TV e poi una bella doccia. E in men che non si dica si fanno le 9 e intravedo già le luci della terraferma fuori dallo blu. Barcellona. L'equipaggio mi saluta offrendomi una cena con primo, secondo, bibite e contorno, praticamente extra lusso. Avevo un problema serio però, perché sarei arrivato tardi in centro. Sono 41 minuti di camminata. E in assenza di connessione e di un accordo per un posto letto, la situazione era tragica. Nel prossimo episodio. Forza Napoli! Diciamo 3-1. Napoli! 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 È amico del presidente del Paris Saint-Germain, amico di Messi.